li ha voluti guardare negli occhi. Per questo ha deciso stamani, accompagnata dai suoi legali, di assistere alla prima udienza davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Salerno. Sara Tommasi, che prima di accedere nell'aula ha dichiarato «sono stata violentata moralmente», è apparsa particolarmente provata. Ha anche affermato di non ricordare nulla di quei giorni trascorsi nell'agriturismo di Buccino. Non mi ricordo. Non ricorda nulla. I legali della soubrette, gli avvocati Saverio Campane e Alfonso Luigi Marmo, chiedono il ripristino di una situazione di giustizia. È stato uno scandalo terribile che l'intera Italia abbia assistito a questa cosa e che nessuno abbiamo assunto fin quando non siamo riusciti. Fin quando, presentata la denuncia qui a Salerno, la Procura di Salerno, diversamente da quella di Roma, è intervenuto ed è iniziato questo processo. I legali di Sara Tommasi hanno anche annunciato che presenteranno nei prossimi giorni una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano per il primo film hard girato dalla loro assistita. La vicenda, denunciata alla Procura di Salerno, risale al settembre del 2012, quando venne messo in piedi il set del film hard Confessioni private in un albergo di Buccino. La Tommasi denunciò alla Procura della Repubblica di Salerno di essere stata drogata e di aver dovuto subire una vera e propria violenza di gruppo in quell'albergo, dove sotto i riflettori venne girata la pellicola, successivamente sequestrata dalla magistratura salernitana. Sarebbe stata indotta sotto l'effetto della cocaina a girare scene bollenti con altri attori, nonostante la sua instabilità psicologica e le precarie condizioni fisiche. Nel corso dell'udienza di oggi si è proceduto alla costituzione delle parti e all'ammissione dei mezzi di prova.